Buongiorno a tutti pipistrelli e pipistrelle, con queste scarpe improbabili sto andando a camminare con la scusa di dover spedire un pacco Vinted, quando non devo andare in palestra cerco di fare delle passeggiate e nonostante odi le scarpe da ginnastica le trovo comode per questa attività. Ovviamente prima di qualsiasi cosa, colazione. Tornata a casa devo organizzare il mese prossimo, incastrando tutto come si deve in modo da avere già una panoramica degli spazi liberi. Sto sfruttando tantissimo l'agenda rosa, essendo un diario scolastico quindi ampio, mi permette di avere tantissimo spazio sia per le decorazioni che per gli appuntamenti. Devo scegliere l'outfit per un matrimonio a cui sono invitata e in cui dovrò anche truccare la sposa. Ero indecisa tra questo tubino longhette e la gonna lunga coi gioielli in oro da mettere con questa nuova cinta che ho trovato, che mi ricorda molto i gioielli Tudor. Vi devo portare nel negozio in cui l'ho trovata perché c'è da impazzire. Per il make-up ho scelto lo stesso che abbiamo realizzato nel video scorso, che vi lascio qua sopra, ma con un rossetto nude anziché nero. Alla fine, spoiler dell'evento, non ho messo nessuna di queste due opzioni, ma ho indossato il corsetto nero di raso con la gonna lunga, mantenendo solo la parure oro del progetto originale. Anna, la sposa alternativa, era meravigliosa, tutta in verde e nero, le ho quindi realizzato un make-up con cut crease dello stesso colore. Anche la location era bellissima, molto elegante, la scelta delle bomboniere originalissima. Tornando indietro, sono arrivate alcune delle cosette che avevamo comprato insieme su AliExpress. La palette conchiglia nera, molto carina e abbastanza solida, secondo me è perfetta da portare in borsa per le emergenze ritocco. Altro arrivo, la gonna a due spacchi con i due fiocchi che leverò sicuramente per abbinarla di più. La taglia è perfetta, il modello è un po' corto per i miei gusti, ma sembra stare bene comunque. Tira un pochino la cucitura tra un fiocco e l'altro, ma vediamo se rimuovendoli cambia qualche cosa. Fatemi sapere se volete vedere un look realizzato con questa gonna. Nel primo pomeriggio mi sono messa a fare un lavoretto, non vi do spoiler, voglio vedere chi indovina cosa sto preparando. Vi lascio un veloce make-up che ho realizzato per uscire la sera, una cosa semplicissima realizzabile con soli due ombretti. Mi piace molto di giorno o per occasioni meno formali indossare un look più leggero e sobrio, tra l'altro mi sembra che mi ringiovanisca anche. Thank you.
Piccola sorpresa per chi ha guardato il video fino alla fine, ho comprato per voi questo regalo di Halloween, lo spedirò al primo che mi scrive in privato su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su ed iscrivetevi, spero di vedervi in un prossimo video, un bacione, ciao ciao!